Carissimi ascoltatori, in questa puntata di SIE, Economia in pillole, parleremo di istruzione, di educazione. Lo faremo in un momento come quello attuale, travagliato da una pandemia che sicuramente sta mettendo a duro rischio anche, ecco, appunto, i sistemi educativi, no? E lo faremo insieme alla professoressa Deborah Di Gioacchino, docente di politica economica presso la Sapienza di Roma. Benvenuta, professoressa. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitata. Cosa si intende e che relazione c'è invece tra istruzione e tra educazione? Allora, l'istruzione è un processo di trasmissione e acquisizione di conoscenze, abilità e saperi. L'educazione è un processo di crescita culturale, di sviluppo personale ed ha anche delle finalità sociali, la formazione del cittadino. Quindi riguarda la persona nei suoi rapporti con gli altri. L'UNESCO, e cito, considera l'educazione un diritto umano fondamentale la cui tutela è di primaria importanza per costruire la pace, debellare la povertà, favorire lo sviluppo sostenibile e facilitare il dialogo interculturale. Quindi in questa definizione è chiaro il riferimento ai valori collettivi. In sostanza l'istruzione è alla base ed è parte del processo educativo. Quindi in conclusione direi che l'educazione è importante per lo sviluppo economico e sociale di un paese, perché è il motore della crescita economica e dello sviluppo, ma è anche un importante ascensore sociale. Secondo lei l'investimento in istruzione rappresenta un costo oppure un beneficio, se ben indirizzato? E soprattutto quale dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni, no? del settore pubblico? Beh, proprio per quello che dicevo prima, l'educazione della persona, sia come lavoratore che come cittadino, produce dei benefici individuali ma anche dei benefici collettivi. Quindi la collettività ha un interesse all'educazione dei suoi cittadini che va oltre quelli che sono i benefici individuali. Quindi tralasciando il piacere di imparare, l'individuo decide quanto istruirsi facendo un calcolo dei costi e dei benefici, quindi costi immediati e i benefici futuri in termini di occupazione e salario. Per intenderci, se studio guadagnerò di più, se frequento un'università prestigiosa otterrò un lavoro migliore. Però oltre ai benefici individuali ci sono quelli sociali, e sono i benefici legati all'innovazione, agli aumenti di produttività, secondo quello che ci insegna la teoria della crescita economica, ma anche alla formazione della classe dirigente e alla formazione di cittadini consapevoli. E quest'ultimo è un beneficio nella misura in cui riteniamo la partecipazione democratica un valore da tutelare. I benefici per la collettività sono superiori a quelli individuali e per questo c'è bisogno dell'intervento pubblico. E il ruolo del pubblico non è solo in termini di efficienza, ma anche e soprattutto direi in termini di equità. Anche a chi non dispone di risorse proprie devono essere assicurate le stesse possibilità di educazione. In questo senso l'educazione è concepita come un diritto. E quindi oltre ai benefici in termini di uguaglianza delle opportunità, dare la possibilità di istruirsi anche a coloro che non hanno sufficienti risorse porta un beneficio per la collettività e le permette di utilizzare al meglio tutti i suoi talenti. Perché, professoressa, però allora, se ci sono questi benefici così evidenti, si investe, si spende così poco in questo ambito e a cosa porta, no, questo tipo di scelta di politica economica? Beh, innanzitutto c'è da dire che anche tra i paesi avanzati vi è una grande variabilità nelle risorse destinate all'istruzione. Nei paesi dell'OCSE si spende in media il 5% del PIL in istruzione, ma si spende il 7% in Danimarca e valori intorno al di sotto al 4% in Italia, Grecia, Repubblica Ceca. Anche considerando le spese per studente la situazione non è molto diversa. Un'altra importante differenza è la composizione di questa spesa tra pubblico e privato. In alcuni paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito una quota rilevante di spesa in istruzione privata, soprattutto a livello terziario. E poi ci sono differenze tra i paesi nella quota di risorse destinate ai diversi livelli di istruzione, primaria, secondaria e terziaria. E qui c'è poi una differenza negli effetti, perché l'istruzione terziaria è quella che più contribuisce alla crescita economica, quindi è una spesa di cui beneficia tutta la collettività, ma in misura maggiore coloro che usufruiscono di questo servizio, cioè gli studenti universitari.
e che spesso, troppo spesso, provengono da gruppi socio-economici più avvantaggiati. Viceversa, una spesa in istruzione primaria e secondaria di qualità permetterebbe di superare gli ostacoli al proseguimento del processo educativo, gli ostacoli legati al background familiare. Quindi una scuola inclusiva contribuisce ad aumentare il numero di studenti che proseguono il processo educativo. Ha citato anche l'Italia. Nello specifico, nel nostro paese come siamo messi? In Italia si spende poco in istruzione, soprattutto in terziaria. Come dicevo prima, si spende circa il 4% del PIL, di cui un 1% in terziaria. Le spese per studente anche sono poche e anche è bassa la quota della spesa pubblica destinata all'istruzione rispetto ad altri paesi. L'Italia è il paese con il più basso numero di laureati tra la popolazione 25-34 anni nell'OCSE, 28% contro una media OCSE di circa il 45%, e anche con il più alto numero di abbandoni. Perché secondo lei però si spende così poco nel nostro paese in questo settore? Ecco, appunto, la domanda è pertinente, visti tutti i benefici di cui abbiamo appena detto, perché l'Italia spende così poco in istruzione. Allora, l'allocazione del budget pubblico è il risultato di un complesso processo di mediazione politica tra interessi contrapposti. Raramente un provvedimento di politica economica beneficia tutti gli individui di una collettività. A volte ci sono costi immediati e benefici sono più là nel tempo, quindi per l'adozione di provvedimenti che hanno benefici a lungo termine ci vorrebbero politici lungimiranti. Ma soprattutto, e questo è il punto che mi preme sottolineare, le politiche, tutte le politiche hanno bisogno di un supporto politico. Quindi la domanda è: da dove dovrebbe venire questo supporto, il supporto politico alle politiche educative, e perché questo sostegno in Italia manca? E la risposta, secondo me, è che cittadini e imprese non chiedono più istruzione. Dal lato delle imprese, quelle italiane sono attive in settori tradizionali e poco innovativi e quindi hanno sostanzialmente scarso interesse a lavoratori con una formazione generalista e universitaria e spesso, troppo spesso, preferiscono la formazione di skill specifiche fatte sul luogo di lavoro. E da questo di punto di vista è rilevante il fenomeno della cosiddetta over education, cioè laureati che non utilizzano appieno le competenze acquisite, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari, e lo scarso premio per l'istruzione, particolarmente in Italia, cioè non basta la laurea per trovare un lavoro e spesso questo si trova attraverso i legami familiari. Ma la questione, secondo me, più importante è la mancanza di supporto politico dal lato dei cittadini. Non solo perché l'Italia è un paese con un'elevata quota di popolazione anziana e che quindi preferisce altre spese. Questa forse c'è come spiegazione, ma secondo me non è la principale. Il punto che mi preme sottolineare è che, dato lo scarso appeal e la bassa partecipazione all'istruzione terziaria, c'è poca domanda da parte delle famiglie che non usufruiscono direttamente del servizio. E in Italia sono molte. E quindi è un problema di accesso all'istruzione terziaria. Secondo i dati della Banca Mondiale, l'Italia ha uno dei più alti gradi di persistenza intergenerazionale dell'istruzione. Questo significa che la probabilità di laurearsi per chi ha almeno un genitore laureato è più alta, vicino al doppio, rispetto a chi ha un genitore con la licenza superiore, e molto più alta rispetto a chi ha entrambi i genitori con la licenza media. Quindi in conclusione direi che in Italia ci troviamo in una, possiamo chiamarla, trappola di sottoistruzione. L'istruzione non è valorizzata, non è ritenuta un settore strategico su cui investire, i lavoratori del settore sono pagati poco, prendendo appunto un lavoratore del settore dell'istruzione secondaria con una parità di anni di anzianità, in Italia vengono pagati la metà di quanto vengono pagati in Germania. E nel quadro rientra anche il fatto che in questo settore vi è una prevalenza femminile a tutti i livelli, scusa la terziaria, decrescente al crescere del livello di istruzione, cioè quasi totale a livello dell'istruzione primaria e arriva comunque al 67% nell'istruzione secondaria.
Nell'agenda Draghi in realtà pare che venga data una certa rilevanza invece al settore dell'istruzione primaria, secondaria ma anche universitaria. Allora sì, diciamo questo sulla carta, speriamo che sarà così, c'è bisogno di riforme che rendano la scuola, diciamo, più inclusiva, cioè che riducano la stratificazione a livello della scuola superiore e appunto che permettano l'accesso all'università anche a chi, quindi il diritto allo studio, anche a chi non ha le risorse sufficienti. Però le riforme hanno bisogno di supporto politico e di risorse, ma quando intendo supporto politico non intendo il supporto dei partiti politici. Il problema è che il supporto politico manca perché gli individui non vedono direttamente i benefici che ne ricevono, ma i benefici, come dicevamo all'inizio, non sono solo quelli individuali, ma sono appunto per la collettività nel suo complesso. Avete ascoltato Deborah Di Gioacchino, docente di politica economica alla Sapienza di Roma. Grazie ancora, professoressa. Grazie a voi, buona giornata.